Bella per tutti e bentornati sul nostro canale. Io sono Alessandro e stiamo sul Midweek Magic, ok? Siamo sull'evento, insomma, quello settimanale, ogni tanto esce. E questo è accesso a tutti gli storic. Mi sono fatto un mazzo, praticamente ti dà la possibilità di crearti un mazzo con qualunque carta c'è disponibile, anche se tu non lo hai, gli storic, quindi veramente tutte. Scade tra un paio d'ore e mezza, quindi siamo proprio pelo pelo per farcelo. Io mi sono fatto un mazzo artefatti. Spero che gira. Non ne ho idea. Proviamolo. Andiamo. Eccolo. Contro Paul tredicesimo. Abbiamo vinto. Manco a farvi vedere il mazzo, va bene? C'è Mulligan, amico mio. Addirittura non mi piacciono. Ah, ha buttato tutto. E vabbè, oh, che vi devo dire? Prendiamoci. La prima carta che ci date ed è bello. Una rara. Oh, che bello. Non vedevo l'ora di avere il rospo. Ogni volta una rana che controlli attacca. Macina. Ogni volta una carta permanente viene messa in centro di esilio. Esilio è un consegnato gracidio. Può giocare terre e lanciare magie scelte tra le carte che possiede in esilio. Oh, segnale di gracidio. Posso dire che è schifo? Namo. Chi è? Vediamo un po'. Guido. Ciao Guido. Ah, sì, si può fare. Beh, 2 mana, 3 carte che danno mana, 4 carte che danno mana. Il resto via tutto da solo poi. Vai. No, il blu e bianco. Ah, simpatia, portami via. Che è sta roba? Pesca una carta, poi esilia una carta da mano. Se sono col portale con 5 più, guadagni 5 punti vita. Stappa il portale e trasforma. Quante? Se ci sono 5 più, no, so, sono delle carte con 5 o più valori di mana diversi. Ok. È uno scioglilingua quella cosa che è calato. Beh, io dopo a 4 vado di archivio e poi pietra andamente. Cosa ti fammi capire cosa ti butti per capire. Questo non vale. Mana incolori. Mana incolori non. Sono mana incolori. Che qua dice se sono esiliate con il portare carte con 5 o più valori di mana diversi. Cosa è calato? 4 mana, per pari il numero di terre con nomi diversi. Ok. Facciamo così. E 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 6, 7. Quindi posso fare così. E comunque posso fare così. Ah, nel dubbio, sai che ti dico, questo volevamo. Te fa pure pescare. Lo si leva e tanti saluti. Bene. Mi hai fatto 4 mani. Vai. Perfetto. Si attiva a 8. Su 2, 3 mana. Direi che no. Direi che facciamo così. Facciamo così. Oh, dal prossimo turno passo a 8, passo a 7, la carta permanente, metto il capo e poi mi mischia. Dal prossimo turno praticamente. Ah, questo, salve. Vabbè, sono state 2 partite perché una veramente non c'è stata. Vabbè, comunque. Era un mazzo artefatti, ve lo faccio vedere al volo più o meno quello che c'è stava dentro, almeno così. Che cosa mi regali? Una non comune, grazie.
otteniamo qui, che ci dà, che cos'è? Il rigetto lunare. Ma non vedevo l'ora di avercela sta carta così, guardate. Mazzi. Allora, ve lo metto così che si capisce un po' meglio. Allora, ci ho messo 4 idoli guardiani che a 2 mana da un mana. È un artefatto che dà un mana. Pagando 2 diventa un golem 2-2. 4 pietre della mente, sempre 2 mana. Che quando sta in gioco dà un mana. 3 acciai da scolpire che possono tornare utili per copiarsi qualunque cosa. E 3 ciste urticante, che è quello lì. L'arma vivente in pratica. Poi 3 elisir, vite, peschiamo carte. 4 archivi comunque perché ci danno mana. Allora, 3 Karn, discendente di Urza. Questo è quello che ti dice: a più 1 riveli le prime 2 carte del Grimorio. Un avversario ne sceglie una, aggiungi quella carta alla tua mano e esili l'altra con segnalino. Se gli togli una vita, scegli una carta che possiedi con un segnalino argento in esilio e aggiungi la mano. Quindi una la peschi prima e l'altra la peschi dopo, volendo. Oppure a meno 2 metti un costrutto che prende più 1 per ogni artefatto che controlli. Insomma, artefatti ce ne abbiamo un botto, questi servivano. Questo ti dice che l'abilità degli artefatti controllati dagli avversari non lo può fare. Ne può attivare. A più 1 fino al prossimo turno, fino a un artefatto non creatura bersaglio, diventa una creatura artefatto con forza e costruzione pari al proprio valore di mana. E già questo è forte. Meno 2, mi vado a prendere una carta dalla side, fondamentalmente, per 2 volte, se non lo pompo. Poi, la macchina del paradosso, se fa 5, ogni volta che lancio una magia, stappa tutti i permanenti in un terra che controlla tutti gli artefatti. E 3 monumenti, monumento abbandonato, anche se il leggendario era per farmela arrivare, perché non solo danno più 2 tutte le creature in colori, ma quello che mi interessava di più era che ogni fonte di mana, fondamentalmente, che ti dava mana in colore, dava mana in colore in più, e quando già lanciavo una magia in colore guadagnavo 2 vite. E il portale planare è quello che prendi e metti in campo. 2 golem per togliere qualche cosa. Questo qui più che altro perché mi dava 5 mana, e una carta fondamentalmente con l'arma vivente ce la pescavo, ma più che altro è un artefatto in più che con Karn poteva diventare un 7-7. E 5 mana solo questo. 2 Ugin, 2 Ulamog e 2 Colossi. Proprio semplice e diretta. Le terre erano un misto di terre in colori. Questo qua ti diceva che se c'avevi Abbenedizione della città, potevi pagare 5 per pescare una carta. E un campo in rovina, tanto per levare una carta, cioè una terra che dava fastidio. 4 di queste che sono indistruttibili, così non me le togli. E poi volendo mi dava anche mana colorato, ma insomma. Il Dedalo, 2 rommessi che stappavano una creatura che attaccava, 2 fiere che ti dice da mana in colore, se controlli 3 artefatti o più guadagni un punto vita di mantenimento, e più volendo potevi sacrificarla per passare a segno al grimorio di un artefatto, aggiungere la mano e rimischiavi al mazzo. Poi 4 fontane, entra, ti dà 2 punti vita, 4 Nexus, come avete visto, a 1 diventano 1-1 volante. E ogni altro Nexus può pomparla e anche se stesso volendo. Rovine sepolte, una mano in colore e volendo a 2 riciccavo un artefatto del cimitero. E l'adore reliquiario non mi dava ma un limite di carte in mano. Quindi mazzo semplice, che bene o male avete visto che girucchiava, era per divertirci. Detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, condividete questi video, un like se vi piacciono e attivate la campanellina. Per avere tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!